Ciao ragazzi, benvenuti a tutti da Rec Minds. Questa è la carriera del Perugia in Serie B stagione 2017-2018. Dunque, se non ricordo male, ci eravamo lasciati con la partita del Brescia, dove avevamo vinto per 2-0. Dopodiché, vediamo cosa è successo. A Renato Curi si è giocato Perugia-Palermo e abbiamo vinto per 3-2, grandissima vittoria, molto tirata. Successivamente, invece, in trasferta a Benevento abbiamo perso per 3-2. Questa è una sconfitta molto pesante perché poi daremo uno sguardo anche alla classifica, ma ci ha costretti a scalare verso il basso alcune posizioni. Dopodiché, in casa, demoralizzati dalla sconfitta contro il Benevento, non siamo riusciti a strappare più di un pareggio contro la Cremonese, complice anche, diciamo, l'espulsione di Lorenzo Simic al 62esimo, che ci ha costretti poi a barricarci in difesa, ma poi fortunatamente siamo andati a vincere il derby umbro per 5-1 nel quarto turno di qualificazione di Coppa Italia. Vincendo questo turno, come vedete dalla schermata del calendario, incontreremo la Lazio. Ma subito dopo il Gubbio siamo andati a Pescara, dove abbiamo ottenuto una nuova sconfitta per 2-1. Oggi quello che faremo invece sarà incontrare il Livorno e tentare di nuovo di scalare le posizioni che abbiamo perso, come vedete, in classifica. Essendo primi, siamo divenuti quinti in classifica, ma come vedete dai punteggi siamo lì, è una classifica piuttosto corta, quindi vediamo di giocarcela alla grande con il Livorno e tornare alle prime posizioni con il nostro Perugia Calcio. Bene ragazzi, ci siamo, questo è l'incontro della giornata che vi proietterò oggi sul canale e si tratta di Perugia-Livorno. Andiamo a vedere la formazione che schiereremo in campo tra i pali il nostro grandissimo Leali, in difesa Sgarbi, Simic, Belmonte, a sinistra Del Prete essendo squalificato Luca Germoni, a destra Abdullahi, al centro Bianco, Murgia, tridente d'attacco Terrani, Vido, Melchiorri. Vi ricordo che Patrick Cutrone sarà disponibile, come ci dice il nostro centro medico, a partire da domani, quindi pieno recupero dal suo infortunio, non ricordiamo male, una rottura alle costole. E altra cosa da segnalare, il passaggio dall'Under 20 in prima squadra di Nicola Pietrangeli, in quanto, come al solito, non siamo messi per niente bene con la situazione infortuni. Ci serviva assolutamente un difensore centrale e ci serve tuttora per sopperire ad eventuali sostituzioni durante la partita. Match day! Perugia-Livorno, campionato di Serie B. Arbitra Lorenzo Illuzzi, condizioni meteo della partita, vento forte, come vedete, 3 gradi centigradi, possibile nevischio. Si gioca Renato Curi ed ecco le formazioni schierate. Ingresso delle squadre in campo per la 19ª giornata di Serie B Perugia-Livorno. Fischio iniziale, si parte. Ricordiamo, il Perugia ha bisogno di una vittoria per risalire le posizioni perse in classifica e tornare a sperare quindi per la Serie B. Cartellino giallo per Lorenzo Del Prete. Leali riparte da dietro, Belmonte va verso Abdullahi, Abdullahi cerca Melchiorri sulla fascia. Cross di Melchiorri, ma Gasbarro c'è e blocca tutto. Abdullahi va a cercare Bianco. Bianco recupera la palla. Melchiorri di nuovo sulla fascia.
atterrato, ma l'arbitro dice che non è fallo. Destreggia la palla in difesa, rischia il Livorno. Recupera Diamanti. Passa la palla. Gasbarro lancia in avanti Giannetti. Diamanti. Giannetti di nuovo va a cercare Perico, cross, non ci voleva, gol di Manconi. Il Perugia sta perdendo 1-0 all'ottavo del primo tempo. Brutto gol, vediamo cosa succede. Rizzato, tiro da fuori che spaventa le ali, ma niente di che. Ammonizione anche per Abdullahi. E il Perugia non riesce a fare gioco, non riesce ad esporsi e superare la linea di centrocampo. Vediamo se sarà il caso di cambiare qualcosa. Si riparte da dietro, Sgarbi verso Del Prete. Murgia va a cercare Terrani, questa volta si parte dalla sinistra. Tiro di Terrani! Dalla distanza un gol clamoroso, ragazzi, bellissimo, signori, non si è mai visto un gol così su Football Manager, gioco da anni, vi assicuro, non ho mai visto un gol del genere dalla distanza. Grandissimo Perugia, andiamo ad incoraggiare i nostri ragazzi perché con questo gol splendido di Terrani si può ribaltare la situazione. Stupendo, ragazzi, incredibile. Un Eurogol. Non ho parole per quello che ho visto. E ora il Perugia che si fa sotto. Murgia la butta in mezzo. Riparte il Livorno. Contropiede. Giannetti. Uno contro uno. Del Prete. Un grandissimo recupero in difesa. Gasbarro. Riparte verso Rizzato, Diamanti, Luci, avanti per Giannetti, Rizzato gioca di prima verso Luci, ragazzi, possesso palla del Livorno che il Perugia non riesce a frenare, e pericolo ora per il Perugia, ma pericolo scampavo. Si riparte, 40esimo del primo tempo. Se riusciamo ad andare negli spogliatoi con questo risultato, il secondo tempo il Perugia può ribaltare la situazione. Si fa sotto di nuovo il Livorno, non ci sta a rientrare negli spogliatoi con il pareggio. Attenzione, Rizzato. Per Giannetti, Giannetti la crossa per Luci e Luci purtroppo gol. Gol e il Perugia non riesce a fare gioco. Dobbiamo assolutamente cambiare qualcosa tra primo e secondo tempo. Tempo di recupero. Fine primo tempo. Come ci dice anche la statistica, poche incursioni in area dal centro, quindi dovremmo provare a fare qualcosa per passare, diciamo, in mezzo. Vediamo un attimo se cosa possiamo fare. Vediamo un attimo se innanzitutto possiamo alzare un pochino la difesa. Il pressing al limite va bene.
facciamo sfruttate il centro, vediamo se riusciamo a rompere le linee difensive del Livorno. Si riparte. Perico sulla fascia. Vediamo se cambia qualcosa. E se riusciamo a fare gioco. Vido purtroppo non sta giocando bene, come vedete anche in pagella momentaneo, 6.2 per Vido. Cinquantaquattresimo, vediamo se spronando i nostri giocatori riescono a dare qualcosa in più. Sale Vido 6.3, quindi qualche giocata sicuramente migliore delle precedenti. Dobbiamo assolutamente apportare un cambio perché la situazione non sta cambiando affatto. Quindi direi di togliere Vido e provare Patrick Cutrone, anche se ancora leggermente infortunato. Il centro medico ci diceva disponibile a partire da domani, quindi magari riesce a fare qualche minuto in campo e prendere un po' di forma partita. Forza Cutrone, ribaltaci la situazione. Intanto ha ammonito anche Giannetti. Forza Cutrone, cerca di spronare la squadra. Dobbiamo assolutamente provare, incoraggiamo di nuovo i nostri uomini. Forza ragazzi. Settantesimo, ancora 2-1 per il Livorno. Attenzione a Renato Curi. Il Perugia sta perdendo una partita importantissima che invece dovevamo vincere. Con questa sconfitta potrebbe svanire, anche se manca ancora molto, il sogno promozione in Serie A. Speriamo di no. Dobbiamo assolutamente tentare di strappare un pareggio. Mostrate un po' di grinta, per favore. Forza, ragazzi. Allora, io direi di fare un ulteriore cambio. Ritorniamo, cioè, portiamo la difesa ancora più alta, ma ritorniamo come stavamo giocando all'inizio. Alziamo la difesa, aumentiamo il pressing, vediamo cosa succede. Tanto perdere la partita per 3-1, 2-1 non ci cambia nulla. Forza, ragazzi. Dobbiamo tentare il colpaccio, il tutto per tutto. E il Livorno si è barricato in difesa e il Perugia non riesce a fare gioco. Incredibile, ragazzi. Tutto per tutto. Minuti di recupero. Incredibile, incredibile. Il secondo tempo non c'è stata un'azione chiave. Partita scandalosa, il Perugia perde in casa 1-2 contro il Livorno. Sono affranto, ragazzi, non ci voleva. Grazie a tutti comunque per avermi seguito. Mettete un like e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima partita.